Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Agostino non fa alcun accenno al passo di Ermete sul Figlio di Dio. E probabilmente tutta la sua versione di questo tema vuole essere, almeno in parte, una risposta alla glorificazione di Ermete come profeta pagano, fatta da Lattanzio. Le opinioni agostiniane su Ermete naturalmente mettevano in difficoltà i molti devoti ammiratori rinascimentali degli scritti ermetici. Si offrivano loro varie interpretazioni possibili. Una consisteva nell'affermare che il passo idolatrico dell'Asclepius era un'interpolazione operata dal mago Apuleio nella traduzione latina e che quindi esso non compariva nell'originale greco di Ermete, andato perduto. Questa interpretazione venne adottata, come si vedrà in seguito, da vari ermetici del XVI secolo. Tuttavia, per il mago rinascimentale, la magia contenuta nell'Asclepius rappresentava il motivo di massima attrazione degli scritti ermetici. Dunque, come poteva un mago cristiano eludere il verdetto di Agostino? Marsilio Ficino lo fece citando dapprima la condanna agostiniana e poi ignorandola, sia pure timidamente, attraverso la pratica della magia. Invece Giordano Bruno avrebbe scelto una soluzione più audace, sostenendo che la religione magica egiziana del mondo era non solo la più antica, ma anche l'unica vera religione, successivamente oscurata e corrotta dal giudaismo e dal cristianesimo. Nel De Civitate Dei si trova un altro passo su Ermete Trismegisto, però staccato nettamente da quello sull'idolatria egiziana e in un contesto del tutto diverso. Agostino sta trattando della grandissima antichità della lingua ebraica e di come i profeti e i patriarchi ebraici siano di gran lunga anteriori rispetto ai filosofi pagani e la sapienza dei patriarchi anteriore a quella egiziana. Leggiamo questo passo. E pensi tu in che cosa consisteva la loro, degli egiziani, grande sapienza? In verità, in nient'altro che nell'astronomia e in altre scienze che sembravano servire di più ad esercitare l'ingegno che ad elevare la conoscenza. Infatti, per quanto concerne la morale, essa non prese vigore in Egitto che al tempo di Trismegisto, il quale visse molto prima dei saggi e dei filosofi greci, ma dopo Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe ed anche Mosè. Che nel tempo in cui nacque Mosè viveva Atlante, un grande astronomo, fratello di Prometeo, ed egli era nonno, da parte di madre, di Mercurio il Vecchio, che generò il padre di questo Trismegisto. Agostino confermava così, col gran peso della sua autorità, l'antichità remota di Ermete Trismegisto, dicendo che egli era vissuto molto prima dei saggi e dei filosofi greci. Poi, assegnandogli questa curiosa genealogia che lo faceva risalire a 3 generazioni dopo Mosè. Agostino così sollevava la questione, in seguito assai dibattuta, delle date rispettive di Mosè e di Ermete. Dunque, Ermete era di poco posteriore a Mosè, sebbene molto più antico dei greci, come diceva Agostino? Oppure era contemporaneo di Mosè o addirittura anteriore a lui? Queste discordanti opinioni furono di volta in volta sostenute dagli ermetici e dai maghi posteriori.
La necessità di datare Ermete Trismegisto rispetto a Mosè era stimolata in particolare dalle affinità con la Genesi, che dovevano indubbiamente saltare agli occhi di ogni lettore del Pimander ermetico. Ulteriori particolari su Ermete Trismegisto potevano essere rinvenuti in altri antichi scrittori cristiani, specialmente in Clemente Alessandrino, il quale, nella sua singolare descrizione della processione dei sacerdoti egiziani, dice che il cantore alla testa della processione portava due libri di musica e di inni composti da Ermete e l'ha detto agli oroscopi quattro altri suoi libri sulle stelle. Nel corso della sua descrizione, Clemente precisa che i libri di Ermete Trismegisto complessivamente sono 42, 36 comprendenti l'intera filosofia egiziana e altri 6 dedicati alla medicina. È molto improbabile che Clemente conoscesse qualcuno degli Ermetica giunti fino a noi. Tuttavia, il lettore rinascimentale credeva di possedere nel Corpus Hermeticum e nell'Asclepius i resti preziosi di quella grande biblioteca sacra di cui parla Clemente.